Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Alleluia, 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 oh, alleluia, 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 oh, 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 alleluia, alleluia, alleluia. Ben ritrovati. Nella preparazione delle letture domenicali del Vangelo della Gioia, in questa domenica di Pentecoste è la nascita della Chiesa. E ecco i grandi tre momenti del tempo di Pasqua. Da una parte il fondamento della nostra fede, che è la resurrezione. Cristo, se non fosse risorto, dice San Paolo, vana vuota, non serve nulla, ecco, la nostra fede. Poi il mistero dell'ascensione. Per 40 giorni il Signore si è fatto vivo, si è fatto vedere dai suoi discepoli e poi è asceso al cielo, che, diciamo, domenica scorsa non è una festa della tristezza perché Gesù non c'è più, ma è il modo nuovo di Gesù per vincere i due limiti umani, che sono lo spazio e il tempo. Ecco, Gesù ascende al cielo per vincere questi due limiti, lo spazio e il tempo, perché Gesù è con noi sempre e dovunque. Ecco, e attraverso il dono dello Spirito Santo. Ecco il terzo momento, che è la Pentecoste. E nella prima lettura che si ascolta questo contrario della storia della Torre di Babele. Se ricordate quell'idea, che poi di tutti gli uomini, di dire facciamo una torre alta per arrivare in alto e prendere il posto di Dio. E Dio dice nel libro della Genesi, non fu contento di questo. E come segno così di non accoglienza di questo progetto, che è un progetto di tutti i giorni, ovvero prendere il posto di Dio, decidere io quello che è bene e quel che è male, ciò che devo fare e ciò che non devo fare, ebbene si dice nel libro della Genesi che il Signore mise le lingue che praticamente dividevano. Ecco, la lingua come segno di divisione. Ebbene, a Pentecoste il primo segno è quello invece della comunione. Si dice che gli apostoli erano capiti da tutta la gente. Chi è andato a Lourdes, soprattutto nella messa internazionale, quella nella Basilica San Pio X sotterranea, può aver fatto questa esperienza. Tante nazioni, mi sembra di solito la prima lettura è in tedesco, poi il Salmo in inglese o in francese, la seconda il Vangelo in latino. Ebbene, si fa esperienza, tanti popoli, tante lingue, ma una comunione, una sola fede, un solo Salvatore che è Cristo. E nel Vangelo Gesù dice quando verrà lo Spirito Paraclito. E la nuova traduzione ha tolto la vecchia, che diceva il Consolatore. Non perché Consolatore sia sbagliato, ma perché la parola Paraclito, e si sta parlando quindi dello Spirito Santo, ha almeno tre significati nella lingua greca. Il primo significato della parola Paraclito, quindi lo Spirito, è la parola avvocato. Chi è lo Spirito Santo? È colui che ci difende dalle nostre fragilità, ci dà forza, ci dà. Ecco, è molto bello questo. Il Paraclito che prega per noi, ci difende. Un secondo significato della parola Paraclito è, come appunto diceva la vecchia traduzione Cei, è
consolatore. Nel momento della nostra tristezza, delle nostre lacrime, in un momento di grande prova, lo Spirito Santo, che amore, pace, gioia, ecco, ci consola. E al nostro fianco viene, è quella brezza leggera che ci fa rialzare. Molto bella questa immagine del consolatore. Però c'è un altro significato della parola paraclito, che è, potremmo dire, suggeritore. Ovvero il paraclito era quella persona, di solito piccolina, che andava nella tragedia greca, diremmo nella buca, a volte si parlava anche di una persona gobba, perché doveva stare per tutta la tragedia, la commedia, piegato, che aveva lo spartito e dava il suggerimento. È molto bello questo. Lo Spirito Santo suggerisce a noi, davanti a una scelta, davanti a una parola, davanti, ecco, la cosa migliore da scegliere, da parlare, da dire. Ecco, è importante invocare lo Spirito Santo su di noi, sulle nostre famiglie, sui nostri familiari, sui piccoli, sui malati. Gesù, nel capitolo 11 di Luca, fa questa grande promessa, dice: se voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che lo chiedono. E dunque lo Spirito Santo è la cosa più grande che noi possiamo chiedere per i nostri figli, per le persone che ci portano a cuore. E quella preghiera molto semplice: Padre, nel nome di Gesù, doni il tuo Santo Spirito a mio figlio impegnato per l'esame. Padre, nel nome di Gesù, doni il tuo Santo Spirito a mio papà, a mia mamma che sono all'ospedale. Padre, in nome di Gesù, doni il tuo Santo Spirito a questi sposi che sono in difficoltà e via via. E dunque è bello invocare il dono dello Spirito Santo come il regalo più grande che noi possiamo fare alle persone che amiamo. E Gesù dice: lo Spirito Paraclito vi guiderà alla verità tutta intera. E dunque lo Spirito ci aiuta a comprendere meglio. Gesù, appunto, in questo discorso dice che avrebbe ancora molte cose da dire, ma non ne possiamo portare il peso. Siamo al capitolo 15 di Giovanni, quindi è un discorso dell'ultima cena, e Gesù, poche ore dalla sua morte, ebbene, fa questa esperienza: non tutto si può comprendere. E gli apostoli in questo momento qui, presi da grande tristezza, non possono capire. Dirà sempre in questo capitolo: il vostro sarete tristi, ma la vostra tristezza si trasformerà in gioia. E questo è un po' un limite a volte nostro, ma anche delle persone che abbiamo a fianco, ovvero non possono comprendere tutto, non possiamo comprendere tutto. E occorre questa pazienza di accogliere il nostro limite e il limite dell'altro. Quante volte anche per una sciocchezza, una parola detta storta o un'intenzione, a volte ci si divide come fratelli, in famiglia, come colleghi di lavoro, e proprio occorre accettare, non sempre si può capire tutto, non sempre si può dire tutto. È bello che lo Spirito Santo dice: egli ascolterà e vi dirà tutto ciò che ho udito e vi annunzierà le cose future. È bello che lo Spirito Santo si mette in ascolto, si mette in ascolto del Padre. Ecco, ora è un grande richiamo anche per noi in questa settimana. Invochiamo il dono dello Spirito Santo e mettiamoci in ascolto, innanzitutto della parola di Dio, è il Signore Gesù che ci parla, ma mettiamoci in ascolto anche delle persone care, delle persone che portiamo nel cuore, in particolare i più piccoli e più sofferenti. Ecco, invochiamo il dono dello Spirito Santo per la nuova Pentecoste. Lo Spirito Santo che si vede soprattutto quando non c'è, lo Spirito Santo che è amore, pace, gioia, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza. Lo invochiamo per noi, per la Chiesa, per le nostre famiglie. Lo invochiamo soprattutto per quelle persone che si sentono lontane dalla fede. Ora, buona Pentecoste, invochiamo lo Spirito Santo, spirito di gioia e di sollievo. Grazie e buona settimana. Prende.
creato cielo e terra. E ha creato